Bentornati in questo nuovo video nel quale parlo di calciomercato. Oggi parliamo di un'altra squadra italiana che ha come obiettivo una salvezza molto tranquilla, ovvero la Salernitana. Però prima di entrare nel dettaglio appunto degli acquisti fatti alla Salernitana, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perderete tutti i miei nuovi contenuti, soprattutto in questo periodo, e mettete mi piace. La Salernitana. Innanzitutto, la Salernitana tra le squadre che lotta per la retrocessione è quella che ha fatto più acquisti. Comunque, ha fatto molti acquisti. La Salernitana, innanzitutto, ha fatto diciamo, la prima operazione, diciamo, l'operazione più complicata da spiegare per quello che riguarda il mercato della Salernitana, è l'arrivo di Lovato. Perché Lovato arriva a Salerno in uno scambio che ha visto appunto il difensore. Appunto dell'Atalanta, giovanissimo ex Verona, che è anche nel giro nazionale Under 21, a Salerno. Invece Ederson, rivelazione appunto della Salernitana lo scorso anno, brasiliano del 99, è andato a Bergamo, appunto a giocare per l'Atalanta. E oltre che Ederson, è venuto anche un conguaglio economico al club appunto della Salernitana. E quindi, dopo aver spiegato questa situazione, comunque è uno scambio più conguaglio economico, una cosa molto complicata da spiegare, cioè un po' difficile da spiegare, parliamo degli altri acquisti fatti in difesa sempre dal club da Salernitana. In difesa, la Salernitana ha preso Lorenzo Pirola, che è stato in prestito al Monza nelle ultime stagioni dall'Inter, ed è appunto uno dei pilastri della difesa del Monza, che alla fine ha deciso di non puntarci più, e quindi la Salernitana ha colto l'occasione prendendone un prestito con diritto di riscatto e con riscatto a favore dell'Inter. È un difensore classe 2002, anche lui nel giro nazionale, come molti dei difensori dei giocatori che abbiamo visto, come Lovato anche. E poi, sempre per la difesa, ci sta Numango Bradaric, che è innanzitutto campione di Francia con il Lille di Galtier, terzino sinistro, croato del 1999, ed è un giocatore comunque molto interessante. Lo volevano anche club importanti a Serie A come il Napoli, quando cercava il terzino sinistro, e poi alla fine ha optato per Oliveira, di cui poi parliamo appunto nel video dedicato al Napoli. Bradaric sta fondamentale per Galtier. Infatti, Galtier, appunto, nella stagione in cui il vinto campionato, aveva a destra il titolare inamovibile Selic, che poi è stato acquistato dalla Roma, e ne parliamo appunto nel video della Roma, e a sinistra Domangoi Bradaric, che appunto è adesso alla Salernitana, terzo sinistro. Poi in difesa uno dei due centrali era José Fonte, difensore di esperienza, e dall'altro lato c'era invece c'era poi Botman, che è andato adesso al Newcastle. Continuiamo a parlare appunto diciamo, del reparto difensivo, perché poi è arrivato anche Junior Sambia, terzino destro che arriva a parametro zero del 1996, e poi arrivano anche, sempre per la difesa, Dylan Brown, difensore francese del 95, Flavis da Niliuk, difensore austriaco 2001, che arriva per 5 milioni ed è in realtà un difensore che starà a cavallo tra la prima squadra e la primavera. Adesso passiamo al centrocampo. Per quello che riguarda il centrocampo, la Salernitana, dopo aver avuto preso per parecchio tempo Grigoris Castanos, appunto centrocampista cipriota di proprietà della Juve, ha deciso di prenderlo a titolo definitivo. Appunto sempre dal club torinese. Poi insieme a lui a centrocampo hanno preso Emil Bohinem, in prestito con diritto di riscatto, e un centrocampista norvegese del 99 che è molto forte fisicamente, ha il vizio del gol, il tiro da fuori, infatti è una delle sue caratteristiche principali. Deve migliorare un po' più nell'impostazione, però comunque c'è margine di miglioramento. Però
Per questo, infatti, la Salernitana ha affiancato a un Boy Inem che è molto forte fisicamente, quindi che con il tiro da fuori un centrocampista che ha più qualità e sa impostare, come Giulio Maggiore, ex capitano dello Spezia, che voleva un giocatore molto importante, comunque sempre nella nazionale Under 21, classe 98, ed è molto molto, molto importante per lo Spezia, infatti era il capitano. E poi arriva sempre a centrocampo Tony Villeneia, che potrebbe dire niente, ma questo è un grande acquisto. In realtà è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord. È un classe 95 che arriva però dalla Spagna. Ed è un giocatore molto buono. Ed è anche un giocatore che ha quell'esperienza in più che serviva alla Salernitana. Perché se non, ci, non scordiamoci, la Salernitana lo scorso anno si è salvata all'ultima giornata perché il Cagliari non è riuscito a battere il Venezia. Poi passiamo all'attacco. Per l'attacco, la Salernitana ha preso Erik Boheteim, attaccante norvegese ex Bodø/Glimt, che arriva a zero. Ed è. I romanisti se lo ricorderanno bene perché nelle famose sfide in Conference League ai gironi contro il Bodo, contro la Roma, lui ha fatto doppietta. Dopo Boateng, la Salernitana ha preso anche Diego Valencia, attaccante cilano del 2000 del Club Deportivo Università Cattolica, che ha giocato anche la Libertadores per un po'. Un giocatore molto talentuoso ed è un giocatore veramente da tenere d'occhio, che se esplode non ce n'è per nessuno perché è veramente, veramente, veramente forte. È un giocatore che in Sud America è veramente, non dico venerato, ma è molto molto apprezzato. Infatti, i CT del Cile sta iniziando anche a convocarlo non solo nell'Under 21, ma anche ogni tanto in qualche amichevole con la nazionale maggiore. Poi arriva Bonazzoli, che dopo il prestito della scorsa stagione arriva a titolo definitivo. E poi per l'attacco, il grande colpo che. Poi per l'attacco hanno fatto altri due grandi colpi, ovvero Boalie Dia, che arriva dal Villarreal con la forma del prestito oneroso fissato a 1 milione, più il diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Dia è un giocatore molto, 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 che ha molta esperienza europea. Infatti, infatti nel 2021 il suo Villarreal ha vinto appunto la finale di Europa League, calcio di rigore contro il Manchester United. Poi l'altro attaccante che è arrivato arriva dall'Hertha Berlino, ovvero Christoph Piontek, che viene in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 7 e 8 milioni. E lo scorso anno ha giocato alla Fiorentina, dove ha fatto molto bene. E poi, diciamo, gli ultimi due attaccanti del reparto offensivo sono Antonio Candreva, più un esterno di centrocampo barra a esterno d'attacco, che è appunto ex Lazio, ex Sampdoria, che arriva con obbligo di riscatto legato alla permanenza in A del club appunto campano. E poi è arrivato in realtà Daniel Saponara, che è un attaccante 2004 del Parma, che arriva a titolo definitivo ma si aggregherà alla primavera. Quindi il mercato della Salernitana è un mercato secondo me da 8,5, perché considerando che l'obiettivo è una salvezza tranquilla, considerando che è arrivato un giocatore che ha vinto l'Europa League, un giocatore come Piontek, è arrivato Candreva, è arrivato Videndi, sono arrivati molti giocatori giovani e molto forti, molto interessanti, è un mercato da 8,5.